provato a fare il calciatore, il cantante rock e l'avvocato, ma è solo riuscito a diventare uno dei personaggi più irriverenti, ironici e divertenti della televisione italiana. È qui con noi Gene Gnocchi! Bene, guarda che io ho un fidanzato gelosissimo. Ma non stai più con Bettarini? No. Veramente? No, ho un fidanzato geloso che ti stacca la testa, Gene. Ah, ho capito. Allora, bene, come va? Non ti fidavi in camerino? No, è che queste qui sono delle presine che dovresti comprare, le fa una signora anziana di 83. No, veramente, sono molto belle, costano 5 euro l'una e servono per costruire in Africa delle sale bingo. No. Veramente. Penso che... Va bene. No, me le prendi un po'? Me le prendo, Queste sono... Queste sono la signora Lella, queste sono da 5 euro, poi ci sono quelle con tutte le perline, sono quelle da 7 euro, e poi c'è la cosa, quella più grande, che sono da 30 euro. Se non hai speso tutto in plastica, puoi prenderle. Grazie, ci penso naturalmente. Senti, dimmi. Se avessi partecipato a X Factor, insomma, come saresti andato? C'è stato un X Factor? Io avevo fatto le selezioni per X Factor. Sì, non mi hanno preso. Lo so. Eppure sei uno con una grande esperienza musicale. Non mi hanno preso, però. Quindi ero entrato come The Legend, la leggenda, però non mi hanno preso le selezioni. Ho fatto a Parma e mi hanno detto no, stai a casa, e niente, sono stato a casa. Sei stato a casa. Però sei sempre uno che ascolta molta musica, come no? No, certo. Ecco. Altro che. Allora ho un quiz per te, perché bene, tu sei veramente un grande esperto musicale. Per cui sentiamo, partiamo con il primo audio per capire la canzone e il gruppo. Via! Sì. Facile. Facile. Helter Skelter. Dei Beatles. Dei Beatles. Però l'ha fatta tutti, l'ha fatta il posto per entrare. Secondo brano, bravo. Sì. Secondo brano. Stop. I Deep Purple. Child in Time. Child in Deep, però Deep Purple. Deep Purple. Bravo! Ma che bravo! Vabbè. Ma che bravo! Scema. Guarda, questa lascia stare, questo è un ricordo, guarda, lascia stare. Perché? Perché questa è... Lascia stare, questa qui frena, stop, cos'è? È Freddie Mercury, è The Millionaire Waltz. Waltz of the Millionaire. Sì, e quando ci siamo conosciuti, perché Freddie è stato con me, siamo stati insieme. Ma che bella coppia. Ci siamo conosciuti alla Festa dell'Unità. Freddie Mercury. Sì, io stavo friggendo la tigella, lui è venuto lì. E mi ha detto, Gene, you are a beautiful man. E poi siamo stati insieme 5 anni. Ah, non lo sapevo, vedi. E questa qui è la colonna sonora. Colonna sonora, benissimo. Millionaire Waltz. Sentiamo la prossima. Cos'è? Era giura che non è silicone. No. No? Questa è Capalbio. Capalbio, quella giura che abbiamo fatto. Capalbio. Questa l'abbiamo fatta quelli che calcio. Ecco, esatto. Le ragazze bene mi guardano male. Ecco, una hit. Una hit. E questa sentiamo, è l'ultima, perché le indovinate tutte, veramente non puoi non indovinare questa. Inizia anche il cantato? Le regioni sono arrivate.
scaricano soldi e pallatti. Questa è fatta di chi, cos'è questa? È un peccato perché è una hit. Questa forse non lo ti so. È sfuggita. Milioni e milioni di Alessandro Bonanno. Esatto, esatto. Guarda, ci stavo arrivando. È molto carina, Alessandro. Ma io avevo la versione remix, però. Quella, sì, quella fatta da David Guetta. Brava, quella lì. Esatto. Ah, ecco. È bella quella. Benissimo. Allora, dimmi. Però tu insomma sei, entri nelle case di tutti gli italiani con la Domenica Sportiva, sì. Questa grande chiesa che tu hai, insomma, reso molto divertente, no? Ci sono i tuoi... Perché fai quelle no, facce? No, perché non so se no. Così diverso. No, mi sembra. Tu ti diverti a fare la Domenica Io Sportiva. Sì, abbastanza. Si vede, insomma, il pubblico vi segue, però insomma, a due tuoi compagni non sono molto d'accordo sul tuo, diciamo, rendimento come calciatore. Mm. Andiamo a vedere i pro e contro su Geregnocchi calciatore. Allora, caro Gene, so che sei ospite oggi dalla Simona, io non lo so in quale veste ti abbia invitato, francamente mi auguro che ti abbia invitato in una veste di comico, perché conoscitore di calcio, francamente devo dire la verità, molti dubbi. Siccome millanti che sei andato nei ritiri, che sai giocare a calcio, ho sentito Pozzo, ho sentito Ghirardi. È meglio che non ti dico quello che mi hanno detto, perché vabbè, non dico che sei un disastro, però insomma te la cavicchi, dai, te la cavicchi un pochino. Ciao Gene, sei lì tranquillo nel salottino di Simona, non prendertela, perché sicuramente qualcuno ti dirà che giocare a calcio sei una pippa, ma tu sai che io, che ti conosco bene, ho grande stima di te, tu che eri un po' il Savicevic del pre-Appennino, però stai tranquillo Gene, se trovo una squadra il primo che chiamo sei te. Ah, dimenticavo. Dai un bacio a Simona per conto mio. Sogni ancora di giocare 5 minuti in Serie A? Con Lovati non dovrebbe neanche parlare. La cosa che dovrebbe andare a fare è cambiare i letti nei film porno. Te lo dico io. Con Lovati. La cosa che dovrebbe fare con Lovati. Cioè, perché è stato uno... Cosa ridi? È la verità. Ma è la verità. Mondonico, ma io mi sono allenato con l'Albino Leff e Mondonico mi ha fatto anche giocare un amichevole, quindi non ero poi andato così male, però io ci spero ancora di fare 5 ti minuti. Ti vedo in gran forma. Sì, sono a posto. Sì, esatto, sì. Fisicamente. Beh, e Dejan Savicevic è ancora il tuo idolo? Beh, ci sentiamo ogni tanto, lui adesso è diventato presidente della Federazione del Montenegro e quindi ogni tanto ci sentiamo così, ma... Niente più che qualche telefonata, ecco. Ecco, esatto. Ecco, guardiamo questo. Dejan Savicevic. È un genio, del calcio. Un genio del calcio, è rimasto il tuo idolo. È rimasto il mio idolo perché è come un fratello per me, perché poi la gente non lo sa, ma Dejan era generosissimo, era uno che a Milano aiutava tanta gente senza farlo sapere, capito? Esatto. È uno che dava i soldi, andava in giro, dava i soldi così senza che si sapesse niente, quindi è una persona fantastica. Fantastica, avercene. Senti, però i tuoi trascorsi del calcio ti hanno permesso di trattare il calcio in maniera divertente, certo. No? L'abbiamo fatto tanti anni a quelli che certo. Il calcio e poi sei venuto a Sky a proporre la tua trasmissione. Com'è andata l'esperienza Sky? Un disastro. No, un disastro, non si poteva. No, Sky è, sono tutti bravissimi, bellissimi, però non si può lavorare a Sky. Perché non capisco niente. Ma no, non cioè, è no, lo so che tu adesso sei stipendiata da Sky, non puoi dire no, così, ma io ci sono passato. No, è la verità, dai. Cioè, ma non lo finché penso. Si tratta di fare le cose, finché si tratta di fare le cose dentro, fare le cose, le dirette sportive, le cose, sono bravissimi. Se si tratta di fare qualcosa che esula, tipo varietà, qualcosina che è minimamente divertenti, non sono capaci. Ma perché cioè, dici questo, che abbia fatto X Factor, ha avuto un enorme successo? Ma X Factor l'avete fatto fuori, non l'avete fatto come Sky. Cioè, sì, l'avete... come Sky. Ma, come Sky, veramente? Certo. Ma veramente? Sì, Non ci credo. Sì, no, assolutamente. Ma veramente? Sì, veramente! Andiamo a vedere Gnoc Calcio Show, ci sembra credo. Una cosa ma brutta. Ma veramente l'avete fatto come Sky? Sì. Ma proprio internamente? Internamente. Pazzesco. Che è successo purtroppo che Gene Gnocchi ieri è andato al cinema a vedere Avatar, l'hanno riconosciuto, tutti gli hanno puntato contro questi occhialini in 3D e l'hanno trasformato nel suo Avatar. Però dico Makita, anche la Kita con Don se trifoloni.
tu ti assumi la responsabilità di quello che hai detto. Io non voglio finire in galera per te, Stelo Pupa. Tu hai detto una cosa talmente grave, noi saremo querelati. Quest'anno vi siete ciucciati l'HD, l'anno prossimo vi ciucciate l'UHD, cioè l'Ultra HD. Tu vedi la trasmissione oggi, ma hai l'impressione di come sarà la persona tra un anno, tra due anni. Vediamo come cambieranno le persone con l'UHD. Abbiamo fatto, guarda, Ilaria D'Amico in UHD. Queste sono le forze di Sky, l'UHD! Antipatica Ilaria perché non si è concessa. Chi? Tu l'hai detto. Ma Ilaria, ma se mi ha fatto il filo una vita, ma ero tu. Voleva che diventassi il suo toy boy. Una donna ti si è concessa. Noi abbiamo una grande sorpresa per te, Gene. Sì, vediamo. Che è una tua fidanzata che abbiamo trovato tanti anni fa. Non so se ti ricordi Monza, se ti sovviene Monza. Vediamo. Vediamola. Monza bazzicavo. Questo il pallone è un squadro che mi sono innamorato. La prima volta che sono venuta a sessore, mi ha detto un vaso. Che se l'ha troppo bello e mi è piaciuto. Questo letto che è venuto la prima volta. Prima di tutto mi scappato e mi ha fatto un paratratto. Jace, mi manco tanto. Vieni presto. Ti voglio bene. Torna quando vuoi. Vieni, ti mando un viaggio. La ricordo bene. La ricordo bene perché ricordo la prima volta che siamo andati in Camporella. Perché io ho Google Camporelle, no? Cioè, che senso? Cioè è un pezzo di Google Maps e si chiama Google Camporelle. Che tu hai, cioè, sai dove sono le camporelle libere. Dove puoi andare con la macchina in Camporella e soprattutto. Ma esiste ancora la Camporella? Sì, esiste ancora, soprattutto dove non ci sono guardoni. Perché ti capita di avere dei guardoni. A me è capitato di fare. Ero con Stefania Prestigiacomo, stavamo facendo. No. Sì, stavamo facendo l'amore. Solo. Sì. Allora ad un certo punto. No, te lo dico perché è un'esperienza. Allora, ad un certo punto vedo uno che sta guardando, no? Ed esco, ero ancora in boxer, esco, no? Ma che dico, orrore! È un orrore, vabbè, ma comunque a lei piaceva. E comunque esco e vedo questo signore qui, vicino a lui, un ragazzo giovane, no? Questo guardone era vicino a un ragazzo giovane, ho detto, chi è questo? Lui mi fa, è il mio stagista. Ah. I guardoni hanno gli stagisti. Dice, fa sei mesi da me da guardone, poi diventa guardone professionista. Ecco. E ho scoperto il mondo dei guardoni, sono pazzeschi. Cioè loro, ad esempio, non tu hai proprio niente da fare. No, ma il giornale che tu metti sulla macchina, no? Ma loro lo leggono tutto. Cioè, loro lo leggono tutto. E per dire, se tu venerdì metti Repubblica, loro vogliono anche il venerdì di Repubblica. Vogliono l'inserto. Che bello! Facciamo un primo piano di. No. Beh, scusa Maurizio. Maurizio, scusa. Faccio finta di non aver sentito. No, sì. Maurizio, no, scusa, io ho messo una volta Gente Mese, mi hanno bussato perché Gente Mese regalava il canotto gonfiabile e sono dovuto andare a prendere il canotto gonfiabile. Certo, no, anche con donna, cioè, sono rigorosissimi. Gente, è un modo per portare anche la gente a leggere la i giornali. Gente a leggere giornali. Contro la crisi dell'editoria, può essere. Certo. Puoi anche raccontare il gol di Lichtsteiner, se vuoi. Ah, segnato la Juve, in vantaggio. Sei contento? Sì. Beh, insomma, abbastanza. Un gol svizzero per la Juve, un inserimento. È 1-0, sì. Max, Sasà, hai visto? Sei contento? Sì, proprio, guarda. Festeggiamo. Lichtsteiner, gol bellissimo su tacco di... Grandinava ancora o no? Grandinava ancora? No, aveva smesso. Non grandinava più, però... Però Lichtsteiner svissero sulla neve, va benissimo. Certo, hai capito, con un soffritto quello si è trovato a casa sua e ha fatto il gol, purtroppo.
Va bene, va bene. Niccoli! Va. Che miseria, stava entrando Niccoli, ma vabbè, Nico, stava entrando, diciamo. Dai, 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 va che bene, c'è ancora un po' di tempo. Stasera non perdere la speranza. Faina! Osti! Gol? Ancora io, perché c'è Abbruscato che ha segnato, secondo gol stagionale, Pescara in vantaggio sul Genoa per 1-0. Sempre colpa di Sampirisi, sempre colpa di Sampirisi. È sempre colpa di Sampirisi. Sono contento per Abbruscato perché è un bravissimo ragazzo e poi lo conosco bene e sono contento perché ne ha patite tante. Ah sì? Sì. Beh, non voglio neanche chiedere, mi sembra che si sia ripreso con questo gol. Faina! C'è una persona che reclama di essere lo scopritore di Gene. Sì. Gene? Sì. Gene? Voglio vederlo in faccia. Gene? C'è una persona che reclama di essere il tuo talent scout. Vediamo. Vediamolo. Ma vediamo le conseguenze del voto. In primo luogo c'è un problema statistico. Siccome i comunisti sono arrivati al 52-53%, non ci sono abbastanza bambini da mangiare. Per questo la sinistra ha dichiarato guerra all'Austria e mentre vi parlo Fabio Mussi è da solo diretto verso l'Austria, verso Innsbruck, sta trattando personalmente la resa dell'Austria. Apprezzo molto la performance di Gene Gnocchi a proposito della gratitudine umana, perché l'ho avviato io alla televisione. Ma tu ti ricordi bene, cioè io rientrai nella trattativa con Lentini. Lui mi portò. Lui mi aveva preso in cambio di Lentini, portò tutti i soldi in Svizzera, quelli di Lentini, e li fece portare a me. E quindi mi scoprì come spallone. Io portai i soldi in Svizzera. Senti, ecco, suona. Mi dispiace Simona, ma il Milan è passato in vantaggio con il gol di Nocerino. C'è uno dei quattro moderni contento, ma gli altri no. E toglietevi quei cappelli! Ma scusa, che è successo? Ma Alfredo bestia! Ma un applauso non lo fate al Milan, ragazzi. Milan. Adesso vince. Grande Nocerino. Tu però è stai bene. Zitto. Porca miseria. Stai zitto, no? È tutto contento Juventino, il gobbo che è in mezzo ai tre torinisti, ragazzi. Ma è meritato questo vantaggio del Milan? Sì, sì, guarda. Ma no, perché sono tutti... Ma no, non è vero. Sono cartellati fino a 5 minuti prima. Ah sì, e ride. Ma beato te adesso quando ti becco ti aggiusto per le feste. Io sì e loro no. Quindi c'è molto... il calcio è veramente una cosa oggettiva. È stato bravo il Sharawi, ha fatto un bel passaggio, Gillet l'ha sporcata e Nocerino, che prima aveva fatto un errore, si è un po' riscattato, quindi ci sta, ci sta. Senti, la ricandidatura di Berlusconi è una manna per la satira italiana? No, o... ma Berlusconi non è mai andato via, c'è sempre rimasto, tu lo sai bene. Io faccio rompi il pallone tutti i giorni, e se non avessi Berlusconi, cioè, io spero che rimanga sempre, ma non è mai andato via. Poi me le censurano, però... Sì, esatto. No, dico, puoi mettere solo certe cose, perché... Un altro personaggio che ti ha portato diversi chiavi di lettura, diverse esperienze, è Tremonti, no? Sì. E poi ci racconterai il perché. Andiamo a vedere questa Anna della Rosa dannata. Manderei immediatamente il contributo, telecamere con vista. Lei ha fama anche nel governo, e non solo, di essere... Cioè, considerato un po' come il primo della classe, era il primo della classe anche a scuola? Ma guardi, io come titolo di studio ho la licenza media, terza media, che ho conseguito proprio una settimana fa al CEPU. Io sono probabilmente quello che ha il titolo di studio più alto dell'elenco dei ministri, la terza media del CEPU. In casa. Allora, fu così. Io mi ricordo, noi facemmo un Tremonti a quelli che il calcio Tremonti Torero, perché vestito da Torero. Il giorno dopo ero a casa, tranquillo, mi arriva la telefonata e le passo il ministro. Non so se era ministro. Sì, era ministro. Super ministro dell'economia. Allora sentì questa voce che mi disse: pensa di andare avanti ancora per un po'? Solo così. Il giorno dopo avevo due della finanza in casa, controlli, sono stati lì 15 giorni, li ho dato da mangiare, li ho nutriti. È vero, sono cose vere.
Non sono stati lì 15 giorni, ma 14, sì. A te e al tuo autore, ricordiamo. Beh, Francesco Ferri. Certo. A lui, naturalmente. Certo. Senti, tu sei un tifoso della prima ora di Bersani. Siccome Bersani da noi non è ancora venuto, però vogliamo conoscerlo attraverso di te. No, un momento, io ho cambiato sponde. Io adesso sono dell'IDV. Ho aperto. Perché? No, mi sono iscritto all'IDV con Maruccio, che sarebbe Italia dei videopoker. IDV non è più. Quindi è un'altra cosa. Però quindi sei stato un grande tifoso della prima ora. Com'è Bersani? Come Bersani, persona? Intanto lui ha i capelli, ma si mette la calotta apposta per sembrare Bersani. La gente questa cosa non lo sa. Lui è pieno di capelli, ma mette la calotta per sembrare. Non me lo ricordavo La Grande Notte, andiamo a vedere. Come? C'è nel filmato La Grande Notte? Sì. Veramente? Ma avete tutto qua, ma non potete. Al mio carissimo amico Pierluigi Bersani. Peraltro so che si candida contro Guazzaloca, mi hai sentito di Bologna. Non si candida con Guazzaloca, è troppo intelligente per candidarsi a Bologna. Allora, lei, tu ti sei lamentato che il presidente della Confindustria, D'Amato, quando parla usa sempre il burro per il governo e l'aceto per l'opposizione. Però il burro, come insegna il film Ultimo Tango a Parigi, no, si può usare in tanti modi, sei d'accordo? Però non lo sta ancora usando in quel modo. Non lo sta ancora usando in quel modo lì, vedi? Ho letto da qualche parte che lei studia da futuro segretario dei DS. Se è vero, ci dice che cosa si studia per diventare segretario dei DS? Siccome non è vero, non lo so, francamente. Guarda, non lo so proprio cosa si fa. Io la vedrei benissimo, però, invece. Ma voi potete. Perché potete? Ma voi come Sky potete avere i filmati della Rai, sì? Siamo a cielo e è a cielo, ci... quindi siamo generalisti adesso. No, siamo digitale terrestre. Siamo criptati? Cioè non siamo a pagamento. Quindi tutte le cose che dico non sono a pagamento. Siamo a pagamento su Sky al canale 126, allora. Siamo digitale terrestre al canale 26, siamo a TV Sat canale 19. Ah, capito. Ci devono venire a cercare, non so com'è, eh? Ale, ti vedo. Dimmi. No, io stavo ascoltando, mi stavo divertendo. No, ha detto che ha trovato uno a Matera oggi, uno che è riuscito, l'unico, pare che sia l'unico italiano che è riuscito a montare il digitale terrestre, ma non è sicurissimo. È possibile questo? Sì, insomma. Ma noi non siamo digitale terrestre. Siamo anche digitale terrestre. Ah, siamo anche digitale terrestre. Sì. Siamo l'unici a essere su tutte e tre le piattaforme. Cielo. Che gol. Ho capito. Hai capito? Va bene. Cosa ti ricordi della Grande Notte? A parte le grandi cazziate. Della Grande Notte? Sì. Vabbè, io però ricordo che la Grande Notte l'ho fatta con te, la prima edizione. Io la cosa che ricordo di più della Grande Notte era la Grande Notte virata Gran Premio del Calcio, dell'Associazione Calciatori. Una volta e mai più. Dove tutti abbandonarono la sala, Trezeguet, Collina, tutti abbandonarono la sala perché prendemmo per i fondelli tutti, sì, e tutti se ne andarono, rimanemmo io e te da soli. Lo ricordo benissimo, è la verità. Fotografia di Berlusconi, dammi un premio veloce, ecco, diamo un premio veloce a questi grandi della politica italiana. Berlusconi, vediamo. Che premio vuoi dare? Adesso sembra il pinguino nemico di Batman, si veste così. Premio? Premio Evergreen. Evergreen, cioè. Già. Vendola. Vendola, premio coppie di fatto. Renzi. E Toscanaccio d'oro. È il Toscanaccio d'oro, sì, cioè sì. Quelli che poi il futuro seguito, il sostituto di Pieraccioni, il prossimo Pieraccioni. Come no? Maroni è un grandissimo tastierista, dovrebbe continuare a suonare le tastiere nel suo gruppo, quindi. Ma che continua, no? Non lo so, continua, però si dedica anche ad altro, purtroppo. No, dai. Capisce? Casini? Casini starebbe bene con l'orecchino di Vendola, quindi anche lui coppia di fatto. Coppia di fatto, va bene. Senti, Gene, grazie di essere grazie stato con noi. Grazie a te, signora, grazie a te. Grazie, è stato bello rivederti. Me le prendo? Mi lasci, se me le lasci. No, me le paghi. Te le pago.
adesso ho la trasmissione, magari se mi aspetti alle 18:15. No, non posso. O ti faccio dare... Qualcuno, mi fai dare chi sì. è? Chi è che parla? Parla con Tiziana Romano. Va bene, va bene. Va bene. Grazie, grazie a Gene Gnocchi. Ecco, Gene, guarda, noi abbiamo Mario, che è un nostro giovane artista. Piacere. Che ti ha mandato questo. Che bello. Ritratto, hai visto che bello? Ecco. Eccolo qua. Grazie. Bravo, Mario, grazie di cuore. L'ha fatto così da me. L'ha fatto così? In bocca al lupo per tutto. Anche a te. Sei sempre un bel volpino, tu fai tanto il furbo, ma io lo so che sei sempre un bel volpino. Lasciami dammi delle botte. Grazie, ciao.